Salve ragazzuoli, allora proseguiamo con il gameplay di Devilman per NES, come mi è stato richiesto dal Prode ATP. Abbiamo sconfitto il demone Agwell e adesso proseguiamo. Siamo tornati nella città e andiamo a vedere che cosa c'è da fare. Allora, ritrasformiamoci subito in Akira, perché qui ci sono dei mostri abbastanza facili da uccidere, quindi li possiamo uccidere tranquillamente e far salire la nostra rabbia. Facciamo un po' di combattimenti così per aumentare la nostra rabbia. Vedo che però non mi sale la rabbia. Ah sì, ecco, sta salendo. È sempre bene caricarsi la rabbia quando è possibile, perché così poi quando torneremo Devilman saremo più potenti, soprattutto quando ci sono dei mostri facili in giro come questi, è bene farlo. Ups. Basta fare attenzione a quando saltano. Ok, entriamo qua dentro e c'è il nostro amico Dosuroku, il mio amico Masa. Ben per Masa, adesso vattene. Va bene, ci riparliamo. E dice: cosa vuoi? Se gli diciamo Masa mi ha mandato, dice tu e tutti quanti, non so che cosa voglia dire. Comunque insomma, dobbiamo scegliere la seconda frase. I Makimura, cioè i genitori di Miki, sono stati rapiti. E allora lui dice ok. E cominciamo a controllare Dosuroku. Con Dosuroku possiamo entrare nel laboratorio di ricerca sui demoni, che ha delle porte antidemone e che quindi noi come Akira non possiamo esplorare, non possiamo entrare in queste porte, dobbiamo entrarci come Dosuroku, che però più o meno fa le stesse cose che fa anche Akira: può sfondare le porte, può saltare, può combattere. Dobbiamo solo fare attenzione a questi laser. Entriamo in questa porta e troviamo una guardia dell'istituto di ricerca. Vediamo che dice. Intruso, sto cercando i Makimura, si trovano nel complesso, nell'unità segreta del complesso. Solo i demoni sono confinati. Credo che voglia dire che i demoni non possono entrare. Ok, proseguiamo. Qui i nemici sono abbastanza facili, quindi anche Dosuroku può sconfiggerli. Ci sono queste guardie del complesso che sparano, ma se ci abbassiamo li possiamo uccidere tranquillamente. Facciamo attenzione ai laser. Proseguiamo per di qua. Sfondiamo i muri. E saliamo qua sopra. Entriamo in quest'altra porta e troviamo questo personaggio che dice: vuoi torturarmi? Sto cercando i Makimura. Davvero? Allora non parla, e quindi noi gli dobbiamo dare una mazzata. E lui dice: ah, improvvisamente mi ricordo. Il piano in basso a destra. Un demone si trova in una stanza. E ha la stanza della cella. Ok, quindi dobbiamo andare a recuperare la chiave della cella. Dobbiamo andare a recuperare questa chiave. Andiamo avanti, dovrebbe essere questa. C'è questo personaggio, dice: ma che diavolo, sto cercando i Makimura. Noi demoni scuoiamo gli umani e indossiamo la loro carne come un travestimento. Gli diamo una mazzata e dice: la chiave della cella è appesa al muro, e quindi abbiamo recuperato la chiave. Ok, adesso possiamo tornare nella città e portare questa chiave ad Akira. Torniamo indietro.
Quindi, come vedete, bisogna a volte fare un po' di backtracking e cambiare personaggio. Ma insomma, questa è la parte anche interessante del gioco. Eppla. Aspettiamo che questi si voltino. No, non si voltano. Quindi dovrò andare qua e massacrarli così. Ok, perfetto. Era qua sopra che dovevo andare? No. Devo tornare di qua. I muri si ricreano chiaramente. Vabbè. Ancora guardie. Naturalmente i personaggi umani hanno meno abilità di Devilman, ma insomma. Credo che l'uscita sia qui. Sì, saltiamo fuori e torniamo nella città. Ritorniamo da Akira. Ci parliamo e diciamo se, e dice: sei ritornato? Ecco la chiave per la cella. Ok, quindi adesso ritorniamo ad essere Akira e possiamo entrare nel complesso segreto per salvare i genitori di Miki. Allora, evitiamo come al solito i laser. Ammazziamo un po' di mostroni. Qui che c'è? Allora, credo di... No, qui non si può andare. Andiamo avanti. Tutti questi combattimenti li facciamo come Akira, perché tanto sono abbastanza semplici, come avete visto. E questo ci permette di caricare la nostra rabbia. Così quando arriveremo al mostro finale saremo Devilman pompato. Ok, qui dobbiamo trasformarci per forza in Devilman, perché Akira non riesce a saltare abbastanza in alto. Ritrasformiamoci di nuovo in Akira. Ok, vediamo il laser. Saltiamo di qua. Saltiamo di qua. E saltiamo di qua. Andiamo avanti. Evitiamo tutti i laser. Qui non si può andare, quindi credo di dover andare giù. Qui dobbiamo trasformarci nuovamente in Devilman per saltare. Ritorniamo a Kira. E proseguiamo. Ok, adesso salvo. Scusate, ma non voglio rifare queste cose in continuazione. Ci ritrasformiamo in Devilman. Entriamo in questa stanza e troviamo la madre di Miki catturata da un demone. Allora, la salviamo. Ecco. Mi sono fatto mazzolare. Allora, ricarico. Allora, proviamo a farlo come Akira. Ok, sì, è più facile come Akira. Perfetto, l'abbiamo uccisa. E adesso parliamo con la madre di Miki. Akira, sei tu? Mio marito si trova nella stanza a destra. Ok, usciamo. Fatemi salvare. Allora, perfetto, continuiamo. Mi sa che avevo inserito la password. Ok, questi mostri volanti possono essere abbastanza rognosi. Qui mi devo ritrasformare in Devilman. Mi ritrasformo in Akira un'altra volta. E cerchiamo la stanza in cui si trova il padre di Miki. Oh, va a morire. Ok. Uppla. Dovrebbe essere di qua. Questi mostri volanti sono un po' rognosi. Eccolo. Salviamolo. Vaffanculo. Allora, proviamo a parlarci e dice: Akira, abbiamo sofferto un destino così crudele, vai a trovare il dottor Yamanobe. Yamanobe, il capo di papà?
Il suo laboratorio segreto si trova nella foresta. Il dottor Yamanobe è un esperto sui demoni. Non è che qualcuno me può curare, no. Ok. Andiamo avanti. Questi mostri volanti sono un po' una palla. Proviamo ad evitarli se smettono di inseguirci. Se ne stanno andando, sì, ok. Speriamo di riuscire a uccidere il boss anche con questa poca energia. Questi chi sono? Oddio, no, questi sparano. Ecco, sono morto. Allora, fatemi ricaricare. Ok, sono riuscito ad ucciderlo. Parliamoci. Akira? Oh, bene, quella cosa di prima. Ok. Se ci riva, non è che qualcuno mi può curare? No. Allora, ritorniamo a Akira. Salvo di nuovo. Questi però escono in continuazione, quindi. Arca vacca. Allora, qui non posso andare, devo andare qua sotto. Andiamo di qua. Credo di stare andando nella direzione giusta. Ok, qui ci sono queste stelline che dicono che qui c'è il mostro finale. Salvo per evitare di doverlo rifare. E affrontiamo il mostro. E sentiamo Akira. Ma questa è la voce di mamma. Un demone deve averla uccisa. Io sono Jinmen. Hai sentito il suono della voce di tua madre? Ho intrappolato la sua anima sotto il mio guscio. Questo è un mostro che ha un guscio in cui si vedono tutte quante le anime degli umani che ha ucciso. Morirai. Ok. Ammazziamolo. Ok, vola. E poi fa questo attacco stile Gamera, no? Tartaruga a razzo. Morto. Sì, lo devo colpire mentre sta girato verso di me, non sul guscio. Ok, e muore, perfetto. Era più facile di quello che sembrava. Ok. Perfetto, ho ucciso Jinmen, ho recuperato tutta l'energia e adesso posso andare avanti. Ok, adesso mi fermo qui. Il video per ora si ferma qui e nel prossimo proseguiremo il gameplay e andremo ad affrontare il prossimo livello. Direi che è stato molto divertente, ci vediamo alla prossima. Ciao!